Crosetto, vorrei cominciare da lei. Intanto ha sentito un po' le schermaglie, le discussioni intorno all'inchiesta di Fanpage, agli ultimi risultati dell'inchiesta, alla pronuncia della Procura di Milano, che ha detto che insomma le 100 ore non sono discordanti da quello che abbiamo montato. Vorrei, se vuole, naturalmente un commento su quello che ha sentito finora. A questo proposito, non su Prodi e cose, ma sulla questione Fanpage, insomma. No, guardi, io ho ascoltato da un'ora la trasmissione, man mano che la sentivo andare avanti mi chiedevo cosa ci faccio qua. Cosa ci faccio qua perché, vede, io ho una grandissima stima nei confronti del giornalismo e una ancora più grande nei confronti della politica, con la P maiuscola, della democrazia. E penso che la democrazia si fondi sul confronto, non sui plotoni di esecuzione. E quando vedo dei plotoni di esecuzione dico, ok, sarebbe giusto che si difendessero le persone che poi vengono uccise, no? Ma chi è siccome, ucciso? Chi è siccome, risposto a delle domande. Il plotone di esecuzione è quello che è stato fino adesso la trasmissione, secondo me è un commento umano, non politico, nei confronti di Giorgia Meloni, ma dell'intero centrodestra. E io non sono in grado, perché ho lasciato la politica 3 anni fa, e l'ho lasciata proprio perché non mi piaceva, perché mi sentivo al di sopra di questo modo becero di farla. Per cui sono inadatto nel recitare il ruolo di foglia di fico e faccio l'unica cosa che può fare una persona quando si sente inadatta. La saluto, mi scuso e me ne vado. Ah, vabbè, quindi è una No. È un'uscita di scena, diciamo, un po' teatrale, non avevamo capito. No, guardi, siccome addormento i miei figli tutte le sere, avrei preferito essere con loro a casa. Ma allora dica che è venuta apposta per fare questa cosa. Mi sono caricato, avendo ascoltato quelle cose, Riccardo. Ma io quali cose? Quando tutti sparano su persone che non possono difendersi. Ma quali cose? Non è né giornalismo né democrazia. Ma quali cose? Secondo me, ma però abbiamo invitato Giorgia Meloni da 3 settimane, scusi. Ma difatti, abbiamo risposto, abbiamo mandato la sua intervista e abbiamo risposto punto su punto. Ho sbagliato io a venire. Però ci dica qual libero, è il punto. Ho sbagliato io a venire da libero cittadino e libero pensatore. Non di centrosinistra, ma libero, staccato da ogni partito. Ma in quanto libero pensatore esprima il suo libero pensiero. Un'altra cosa, con rispetto, mi scuso, tanto ci sono persone intelligenti di cui io stima, in primis Alessandra, e c'è Alessandro Sallusti che può difendere il centrodestra molto meglio. Mi sembra, guardi, io non ho mai rincorso gli ospiti, però mi sembra una posizione di debolezza, insomma, comunque, vabbè. Oddio. Come? Alessandro Sallusti. Guarda che te sei rimasta tu come foglia di fico a questo punto. No, eravate due foglie di fico. Un compito superiore alle mie forze. No, mi dice...